Ciao a tutti, oggi vorrei parlarvi di Matilda, il cane di Chiara Ferragni. Come mai questa scelta? Beh, perché Pinta è fan di Matilda, ovviamente. No, odio di Chiara. Ma un altro motivo è che ho deciso di inaugurare una nuova sezione che parla appunto dei cani famosi, perché lanciano proprio delle mode, delle vere e proprie mode. Perché quando un cane va di moda perché ce l'ha un personaggio famoso, oppure perché è protagonista di un film o di un cartone, dopo sono tante le persone che scelgono di prendere questo tipo di cane. Ma lo conoscono davvero? Ho pensato che fosse importante parlare delle caratteristiche fisiche e comportamentali di questi cani. Sappiamo tutti che dopo la carica dei 101 c'è stato il boom dei Dalmata, o che dopo il film Chico hanno cominciato a vedersi in giro gli Akita Inu o gli Shiba Inu. Per non parlare di Belle Sébastien, che ha visto degli incauti fan diventare proprietari di un cane da montagna dei Pirenei con eccessiva leggerezza. Ma oggi parliamo di un altro molossoide di piccola taglia che richiede una gestione sicuramente più semplice. Il cane di Chiara Ferragni è un bulldog francese. Si scrive Boule Dogue, ma nella descrizione del video scrivo anche bulldog, così se qualcuno lo cerca su Google in un altro modo lo trova lo stesso. Vi sarete accorti che in giro se ne vedono sempre di più, e soprattutto tra i vips. Conosciamolo meglio. Provenienza apparente del bulldog inglese deriva poi da una serie di incroci fatti a Parigi prima del 1880, anno in cui fu poi fondato il primo club di razza. Inizialmente era un cane delle classi popolari, poi conquistò anche l'alta società e il mondo degli artisti, arrivando infine all'influencer numero uno al mondo. E senza ombra di dubbio un cane da compagnia, muscoloso, compatto. Vogliamo parlare delle orecchie? A parabola o a pipistrello, portate erette sulla testa, buffissime. Il portamento delle orecchie è una delle peculiarità principali che contraddistingue la razza, proprio. Non ti puoi sbagliare. Coda corta, la forma è detta bottone, pelo liscio e corto, peso dagli 8 ai 14 kg, al cranio brachicefalo, è un testolone quadrato, carattere vivace, affettuoso, giocherellone, tendenzialmente socievole con tutti, umani e animali. Ha un'ottima indole, ama il contatto fisico, è anche un cane da guardia, equilibrato con gli altri cani, ma anche coraggioso, occhio che non bada alla differenza di dimensioni. Testardo e caparbio, riesce quasi sempre a ottenere quello che vuole. Ottimo compagno per i bambini. Parliamo anche delle malattie, perché una cosa che sapete non posso accettare è quando un cane ha dei problemi fisici o comportamentali e il proprietario non può curarlo. Capisco le difficoltà economiche e le spese veterinarie che possono essere spropositate. E sapete che parlo con cognizione di causa perché ci siamo passati. Ma nel momento in cui scegliamo di passare la nostra vita con un amico a quattro zampe, dobbiamo prenderci cura del suo benessere a 360 gradi. Ecco quindi le malattie più diffuse nel bulldog francese. Disturbi digestivi dovuti anche al megaesofago, che è una malformazione che porta a frequenti rigurgiti. Malattie degli occhi come il glaucoma e la cataratta giovanile. È bene inoltre pulire spesso gli occhi per scongiurare infezioni. Le femmine possono avere problemi a partorire a causa delle dimensioni della testa dei cuccioli e quindi spesso si ricorre al taglio cesareo. Infine la sindrome brachicefala, che può portare difficoltà nella respirazione, rumori respiratori, difficoltà nell'esercizio fisico e in alcuni casi può portare anche al collasso. Bisogna fare molta attenzione anche al colpo di calore, in quanto i cani col muso corto termoregolano con più difficoltà. Nonostante questo, non è un cane eccessivamente delicato. Poi altre cose adorabili sono la posizione a rana che assume quando si rilassa o i versi che fanno morire da ridere. Bene, questo è tutto, alla prossima! Ciao Matilda, ciao Chiara, ciao a tutti!